Buonasera, benvenuti nello spazio di comunicazione di Confindustria Chieti Pescara Rete 8. Come ogni lunedì portiamo sotto i riflettori un tema di attualità. Ad esempio nella puntata di oggi parleremo di prospettive professionali per i giovani. Questo è un tema che ha tantissime sfaccettature. Da una parte c'è la necessità per i giovani di implementare le proprie competenze, ma dall'altra ci sarebbe anche bisogno di un supporto verso la occupabilità. In tal senso possiamo segnalare una iniziativa nata proprio in Confindustria Chieti Pescara e per conto del gruppo Giovani Imprenditori insieme al colosso delle risorse umane Randstad. Parliamo di Impresa in Accademia, che si prefigge sin dall'inizio appunto di accorciare la distanza tra mondo dell'università e mondo del lavoro. Questo attraverso una serie di sinergie che scopriremo nel corso della nostra puntata. Quindi passo immediatamente a presentare gli ospiti che sono qui con noi in studio. Torna a trovarci il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara, Mirko Basilisco. Buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo in studio, l'abbiamo avuta in collegamento nella precedente stagione, ce l'abbiamo qui, Luciana Laverghetta, che è Sales Manager di Randstad HR Solutions. Grazie, buonasera. E abbiamo come esempio di giovane imprenditore Gianluca Zaccagnini, che viene in rappresentanza della famiglia Zaccagnini. Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito. Questa è la nostra trasmissione che sta per partire, quindi iniziamo dal nostro presidente, al quale chiediamo esattamente che cos'è Impresa in Accademia, come nasce appunto e quali sono poi i riscontri all'atto pratico di questa bella iniziativa. Prego, presidente. Grazie, dottoressa Gomez. Impresa in Accademia siamo all'undicesimo anno, quindi innanzitutto ci tengo a precisare che è un progetto che cresce ogni anno, ormai si è solidificato, quindi è un progetto che riesce ad andare avanti e crescere anno per anno. È un progetto che cerca di portare i ragazzi, come hai anticipato prima, all'interno delle grandi aziende, le piccole aziende del nostro territorio. Oggi si sono affacciate tantissime realtà, ma questo perché? Perché comunque i giovani cercano sempre di allontanarsi dal nostro territorio. È importante invece far capire ai giovani quanto è importante rimanere qui sul nostro territorio, ma soprattutto affacciare loro alle nostre realtà, perché loro, essendo tutti dicono il futuro, ma io li vedo come il presente, per portare l'innovazione. L'innovazione perché? Perché noi siamo sempre abituati, stando dentro le nostre aziende, a vedere le realtà sempre allo stesso modo. Il giovane, portando l'innovazione, secondo il mio punto di vista, ma parlando comunque con altri imprenditori, è il momento di portare comunque sempre un'idea futura, un'idea innovativa. Innovazioni, infatti, poi magari Luciana spiegherà meglio. Il giovane riesce, portando all'interno delle aziende, a vedere qual è il problema, quindi a scoprire o comunque a innovare il processo produttivo o il servizio in base all'azienda. Ed è importante questo, è importante perché specialmente in questo momento, che dopo problemi comunque dovuti al Covid, problemi dovuti comunque alla guerra, e loro riescono, grazie ai vari processi che le nostre attività hanno, a portarci magari l'innovazione, ma allo stesso tempo, secondo me, migliorare i vari processi. Ma soprattutto io vedo che noi in Italia siamo abituati un po' a seguire sempre quello che facciamo. Ogni azienda difficilmente riesce a cambiare i propri processi produttivi, no? Se un'azienda nasce per magari fare quel tipo di prodotto, difficilmente dice ma voglio cambiare comunque la mia attività. Invece i giovani
noi l'abbiamo visto, Luciana, quando abbiamo dovuto magari giudicare le varie idee delle aziende, quanto è importante riuscire un po' a cambiare, a sviare il problema, e i ragazzi ci hanno fatto capire che molte volte le nostre attività possono anche occuparsi di altro. E quindi è importante anche far entrare loro per farci rendere conto quante cose le nostre attività possono essere in grado di poter fare. Ottimo. Mentre il Presidente parlava, interagiva anche con la dottoressa La Verghetta, perché è una realtà che tocca con mano effettivamente che cosa accade in seno, no, a questa classe, no, più giovane, più embrionale, diciamo così, di futuri lavoratori. Qual è il contributo che date esattamente a questo progetto Impresa in Accademia? E poi che cosa vedete? Che cosa chiedono appunto i giovani, che sono una categoria molto vasta, però con precise esigenze e richieste? Prego, dottoressa La Verghetta. Sì, il contributo, grazie, che portiamo è in due fasi del progetto. Una prima fase che è la selezione ed una seconda fase che sono i laboratori. La prima fase è sicuramente quella più cruciale, perché appunto ci consente di individuare tra tutti gli studenti che si sono proposti per il progetto di selezionare la classe finale. E quest'anno abbiamo assistito anche ad una particolarità, perché tipicamente la classe che si compone è fatta da 21 studenti. La qualità delle persone invece selezionate, degli studenti, dei candidati, è stata a tal punto alta che abbiamo deliberato nel consiglio appunto del progetto di estendere la partecipazione a 27 studenti. E come facciamo per capire appunto, in risposta alla sua domanda, quali sono gli aspetti che andiamo a mappare? Innanzitutto da 2 anni a questa parte abbiamo digitalizzato questo processo, quindi utilizziamo un assessment online e un test di personalità che ci consente di individuare quali sono i punti di forza degli studenti e le particolari attitudini che loro hanno, e di conseguenza quelle caratteristiche che poi saranno utili anche all'interno del mercato del lavoro e delle organizzazioni. Perché quelle competenze che noi andiamo a mappare, che sono all'incirca 4, che tra poco vi racconterò, consentono di misurare l'employability delle persone, quindi quanto sono vicini o lontani da quelli che sono desiderata del mondo del lavoro. E i ragazzi alla fine di questo primo percorso, di questa prima fase che è la selezione, hanno tutti, indipendentemente dall'esito, un talent passport, ovvero un report all'interno del quale sono dettagliati tutti i loro punti di forza e dove aggiungiamo anche dei suggerimenti che consentono loro di poter lavorare su eventuali aree di sviluppo e di miglioramento. Quindi sicuramente il valore principale della selezione ci caratterizza in termini di contributo che portiamo come Randstad all'interno del progetto. Quindi è una mappatura molto puntuale e pertinente di quello che sarà poi anche successivamente il riscontro che avranno questi studenti nel mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che conosce bene Zaccagnini qui presente, che lavora sin da giovanissimo nell'azienda di famiglia e che aderisce appunto come azienda al progetto di Impresa in Accademia. Però prima di capire qual è il contributo che dà l'azienda Zaccagnini a questa iniziativa, mi interessa sapere qual è il punto di vista di un ragazzo che ha scelto di lavorare nella realtà di famiglia, che non è una cosa assolutamente scontata. Prego, Zaccagnini. Sì, assolutamente, non è una cosa per nulla scontata. Io, appena terminati gli studi diciamo, superiori, ho cercato subito di intraprendere l'attività di famiglia, però con rispetto e dando anche valore alle persone che mi circondano, ai miei colleghi. Io quindi ho fatto un percorso di 4-5 anni di gavetta e poi pian piano mi sono inserito e ora faccio parte del commerciale e cerco sempre di dare una mano all'azienda e l'obiettivo nostro è quello di valorizzare diciamo, il bene abruzzese, che maggior parte è il Montepulciano d'Abruzzo, diciamo che è il fiore all'occhiello di ogni cantina vitivinicola abruzzese, in quanto Montepulciano d'Abruzzo
è un vitigno molto versatile, noi riusciamo a produrre dei vini standard, entry level, the crew, dei vini spumanti, quindi l'Abruzzo ha tanto da dire e ha tanto da fare. Ma soprattutto volevo soffermarmi sui valori che uniscono Imprese in Accademia e Cantina Zaccagnini. Diciamo, i valori primari sono la forza di volontà, la determinazione, e infatti noi da circa 11 anni che collaboriamo con Imprese in Accademia, e per noi è un privilegio e un onore poter far parte di questi valori che possono unire noi e i ragazzi e tutte le persone che sono dietro al team di Imprese in Accademia. Però secondo me un valore fondamentale, più importante per quanto mi riguarda, è il sogno. Il sogno è il valore primario che non deve mai mancare, è il sogno che unisce il ragazzo che realizza l'etichetta, che studia, ma soprattutto è il sogno come quello che è stato di mio padre, il fondatore della cantina Zaccagnini, che lui da zero, lui faceva l'operaio, lui da zero ha voluto costruire questo sogno e pian piano, diciamo, lo stiamo coltivando questo sogno. Siamo passati da una produzione dal garage di mia nonna di circa 1000 bottiglie annue e ora siamo sui 5-6 milioni di bottiglie annue suddivise in 5 continenti in 49 paesi. Quindi diciamo che il sogno è il valore primario, poi c'è tutto il resto, la determinazione, la forza di volontà, la capacità di mettersi sempre alla prova. Quindi il sogno, che è il sogno del ragazzo che vuole raggiungere il proprio obiettivo nella vita, mai porsi limiti. Quindi diciamo che ci sono tanti valori che hanno innescato questo rapporto tra Imprese in Accademia e Cantina Zaccagnini che durerà ancora per molto. Ce lo auguriamo assolutamente, questa è una bella testimonianza. Mi piace anche ricordare che il sogno, la capacità di essere creativi, di aspirare al massimo, si traduce non solo attraverso, sempre esclusivamente attraverso il prodotto, e questo lo dico perché la cantina Zaccagnini è anche un esempio di cantina d'arte, sì. Possiamo così dire. Vuole elencare rapidamente, sì, che diciamo, cosa si trova, sì, la persona che va a far visita a questa cantina? Diciamo che l'azienda, la nostra filosofia è il vino arte dell'uomo. Tutto nacque il 5 maggio del 1984, quando venne in azienda il maestro tedesco Joseph Beuys. Lui è un artista internazionale, si possono trovare delle sue esposizioni al MoMA, al Guggenheim, a New York. E da lì c'è stato un meccanismo, si è innescato, che poi ha fatto sì che l'azienda venga riconosciuta come un'azienda con opere d'arte sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Ci sono opere d'arte di mio fratello, che anche lui fa l'artista, quindi scorre nel DNA suo, diciamo, quest'arte, e poi sono opere di Pietro Cascella, Bassiri, David Bade, Franco Summa, Palladino. Ci sono tantissimi artisti che comunque hanno circondato diciamo, la nostra realtà negli anni, ma abbiamo anche fatto eventi come il premio Prisco, un fiore per Ivan, per il cantautore abruzzese Ivan Graziani, che lui era amante del tralcetto Cerasuolo. Quindi ci sono stati diversi eventi che hanno attaccato ancora di più questa filosofia alla nostra realtà. Mi sembrava giusto sottolineare questo passaggio, perché la qualità si esprime attraverso tantissime sfaccettature, e molteplici sono anche le sfaccettature delle cantine, che non solo le cantine, delle aziende più in generale, scusate il lapsus, che accolgono gli studenti. Appunto adesso parliamo con il presidente Basilisco per tentare di capire qual è il contributo, che scambio c'è tra studenti e aziende. Non è un percorso a senso unico, gli studenti imparano dalle aziende, ma le aziende imparano anche, come ha detto prima il presidente Basilisco, dagli studenti. E segnalo esattamente quali sono le aziende coinvolte in questa iniziativa: Eni, Fater, Gada, Onda, Lazzaroni, Team, Valagro. Sono state aziende che hanno aderito al progetto e che sono state appunto visitate dagli studenti. Gli studenti hanno lavorato come parte appunto del progetto in queste realtà. Prego, Presidente Basilisco. Sì, innanzitutto ne approfitto per ringraziarle tutte, per ringraziare anche nuovamente Zaccagnini, che è sempre disponibile
sia per il progetto che va avanti dall'inizio e per la disponibilità appunto per far sì che i ragazzi possano visitare e vedere la realtà della cantina, che sono stato anch'io, anche se per me comunque c'è un rapporto anche familiare con il papà Marcello, che è una persona straordinaria. E appunto i ragazzi possono avere la possibilità di visitare le aziende, anche se, come diceva Luciana, visto la pandemia passata abbiamo dovuto un po' rimodulare il progetto, e i ragazzi, una volta entrati in azienda, cercano cercano di valutare un po' i problemi che secondo loro ci sono all'interno dell'azienda e trovare come rimodulare un po' i problemi aziendali o i valori aziendali. Prendiamo l'esempio un po' di Eni, che i ragazzi hanno visto nella zona lucana la visita in azienda, cioè vedere come rimodulare la visita, diciamo, in Basilicata, quindi rivedere proprio la parte, quindi vedere sia l'azienda e la sostenibilità, e quindi secondo loro, cioè l'azienda essendo un'azienda solida, vedere anche come portare il turismo all'interno dell'azienda, perché per loro ovviamente l'azienda è solida, quindi non vedevano come poter, non vedevano il problema, e quindi hanno trovato un qualcosa da poter far sì che l'azienda potesse nuovamente crescere. Ne abbiamo visti tantissimi altri che ci hanno magari colpito. Guardiamo l'esempio di Fater, che Fater, proprio per la sostenibilità ovviamente quello che oggi hanno magari colpito un po' più i ragazzi. Fater, con il brand oggi della sostenibilità, sta portando avanti il pannolino lavabile, e i ragazzi hanno cercato di spingere sul prodotto proprio per come recuperare anche il trasporto, come si può ovviamente quindi spingere a 360 gradi. Oggi ovviamente non sto a parlare di tutti i prodotti, però ecco, loro, visto che ovviamente parliamo maggiormente di tutte grandi aziende che all'interno hanno a 360 gradi tutto, cercavano un po' non solo il problema, ma come far crescere o come rimodellare un po' la parte interna. E questo ci ha colpito molto, perché nonostante queste grandi realtà, queste grandi aziende, i ragazzi non si sono abbattuti, cioè non hanno visto noi cosa possiamo fare perché c'è già tutto. Loro comunque la carica c'è, la voglia c'è, si sono impegnati a 360 gradi, la voglia c'è, perché comunque vedono ancora qualcosa sul nostro territorio. E questo è fondamentale. È fondamentale, non crediamo comunque al famoso detto i cervelloni vanno all'estero e i cervelloni comunque ce li facciamo portare via. I cervelloni ci sono, teniamoceli stretti e facciamo sì che restino sul nostro territorio. Il futuro comunque c'è, ma secondo me c'è anche il presente, quindi è fondamentale che riusciamo a solidificare il presente, quindi questo è importante. Assolutamente concordo con questa considerazione, che mi permette di chiedere a La Verghetta che cosa emerge dall'osservatorio Randstad in termini di occupabilità, in termini di coinvolgimento, quindi come hanno monitorato in questi anni la crescita di questo progetto, visto anche che, come diceva il presidente Basilisco, i giovani guardano oltre il concetto di difficoltà e sanno sempre ingegnarsi. Prego, La Verghetta. Sì, noi come Randstad e come anche raccontava poco fa Cantina Zaccagnini, appoggiamo il progetto dal primo anno, e per noi l'indicatore che ci dice quando un progetto funziona e funziona bene è quante persone poi trovano lavoro alla fine del percorso. E in questo momento ci attestiamo, quindi vedremo anche poi dopo questa edizione, siamo intorno al 70%, 73% per essere precisi. Quindi vuol dire che una buona quota delle persone che partecipano a questo progetto trovano l'opportunità di avere un ingresso agevolato nel mondo del lavoro. E lo fanno proprio attraverso quello che poco fa il presidente Basilisco raccontava, cioè portando del valore aggiunto all'interno delle organizzazioni.
I ragazzi sviluppano attraverso questo percorso e quindi misurandosi all'interno delle organizzazioni una serie di diciamo così, competenze, come ad esempio le connessioni, la capacità quindi di riuscire a relazionarsi a livello relazionale appunto con gli altri all'interno di un'organizzazione che è ancora più complesso. Sviluppano anche il pensiero, cioè riuscire a pensare in maniera astratta per poi risolvere situazioni molto più complesse quando ci si trova in azienda, che era quello un po' che portava lo stesso Mirko come contributo di valore che i ragazzi portano, così come anche la creatività, intesa come il pensiero innovativo che consente all'interno delle imprese di trovare una soluzione a dei problemi che magari imbrigliano le organizzazioni. Non da ultima l'elemento che troviamo caratterizzante, che è un po' il filo che connota le personalità degli studenti, è anche la motivazione, quindi il livello proprio di ambizione che i ragazzi hanno e con cui si riescono a sfidare all'interno del progetto. Lo diceva prima bene il Presidente, magari si trovano di fronte ad affrontare un elaborato per un'azienda estremamente complessa, non per questo non portano valore aggiunto, non per questo non creano un'idea innovativa e portano appunto valore alle organizzazioni stesse. Quindi sicuramente questo è un progetto al quale noi teniamo tantissimo, che sponsorizziamo, che appoggiamo e su cui progettiamo ogni anno elementi di novità e di valore, perché riteniamo che sia una delle eccellenze dei progetti che Randstad appunto fa a livello nazionale, quindi è assolutamente un progetto a cui noi teniamo tantissimo. Ecco. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche nelle precedenti edizioni e ovviamente anche a noi fa molto piacere poter portare questa testimonianza a conoscenza appunto di tutta la comunità. E, emerge più volte, è emerso più volte nel corso della nostra trasmissione il concetto di creatività, questa creatività che è nel DNA della cantina Zaccagnini, e loro dal 2011 appunto affidano ai ragazzi un progetto creativo che vede lo sviluppo di una etichetta. Noi vogliamo sapere qual è stata la genesi di questo progetto, come si è evoluto nel tempo, chi ha vinto e qual era il tema appunto della etichetta di quest'anno. Prego, Zaccagnini. Allora, diciamo che il format funziona così: i ragazzi vengono in azienda, noi li ospitiamo e li trattiamo come se fossero i nostri figli, li trattiamo in una maniera eccellente. Facciamo fare la visita guidata. Attraverso la nostra visita guidata in tutte le aree, e sottolineo tutte le aree aziendali, che non è scontato, e loro attraverso questa visita, attraverso gli input che loro recepiscono, realizzano un'etichetta. Una volta che realizzano questa etichetta, noi dobbiamo, purtroppo perché comunque tutte le etichette che i ragazzi hanno realizzato nel corso degli anni per me sono state tutte stupende, e a volte è molto difficile poter dare un giudizio, questa etichetta è migliore dell'altra, o dare, diciamo, un premio alla vincitrice o al vincitore. Quindi per noi ogni anno è sempre difficile, e i ragazzi negli anni hanno realizzato davvero delle etichette stupende. Quest'anno l'etichetta vincitrice è stata di Chiara Ferretti, che sta a rappresentare questa impronta sul territorio, sul vigneto, e lei ha preso, diciamo, si è ispirata all'opera di Palladino. L'opera di Palladino è un'opera che sta all'interno dell'azienda e sta a rappresentare tutta la storia aziendale. C'è la data di nascita dell'azienda, 1976, c'è l'impronta di questa forma del piede che sta a rappresentare il passato, il presente e il futuro dell'azienda, e poi in questa opera c'è il cappello, c'è un cappello che sta a rappresentare il cappello di Boyce, che lui Boyce portava sempre questo cappello, era un personaggio lui, e poi questo cappello sta a rappresentare anche quello del contadino, dell'alpino, perché mio nonno era un alpino, e quindi ha diverse sfaccettature questa opera. E ci ha davvero entusiasmato e ci ha anche emozionato. E
Ci credo perché obiettivamente è un'etichetta veramente molto bella, abbiamo visto le immagini prontamente mandate in onda dalla regia a supporto appunto di quanto diceva Zaccagnini e è apprezzabile il lavoro che hanno fatto questi ragazzi, tutti, indipendentemente da chi ha vinto o no. Una curiosità, ma sono comunque persone, cioè questi studenti hanno delle competenze di grafica oppure è una traccia libera? E questo è il bello perché loro non sono diciamo, dei grafici, quindi hanno anche poco tempo per realizzare, quest'anno hanno avuto circa 10 giorni per realizzare le etichette e in meno di una settimana abbiamo ricevuto questi email con tutte le etichette e soprattutto anche le descrizioni, non solo l'etichetta così disegnata da loro, ma anche la descrizione che fa parte dell'etichetta e per noi ricevere questo lavoro in meno di 10 giorni vuol dire che non hanno competenze tra virgolette grafiche, penso, poi ci sarà anche qualcuno che ha più dimestichezza nel realizzarla, però per noi è davvero un sinonimo di grande, cioè un grande valore perché comunque vuol dire che abbiamo fatto percepire diversi input da parte dell'azienda e quindi per noi è soltanto un onore poter ricevere questo lavoro qui. Complimenti davvero ancora una volta. Visto che abbiamo qualche minuto prima di concludere la nostra trasmissione vorrei sfruttare ogni secondo al meglio e approfitto della disponibilità e dell'esperienza appunto di La Verghetta per una richiesta, vale a dire vogliamo lanciare ai nostri telespettatori, immagino ci saranno anche degli studenti, delle pillole relativamente a come si valorizza il proprio profilo in un'ottica di proposta, no, nel mercato del mondo del lavoro. Che cosa bisogna fare? Su che cosa bisogna insistere? Perché noi pensiamo sia effettivamente scontato il tutto, però sappiamo che nella stesura di un curriculum oppure durante un colloquio si commettono degli errori, molto più spesso di quanto si possa pensare. Prego. Sì, grazie per la domanda perché mi consente di riagganciare nella risposta il progetto stesso, perché una delle chiavi che consente oggi di entrare nel mondo del lavoro e di arrivarci con successo sono proprio le soft skills, quelle che gli addetti ai lavori chiamano soft skills, vale a dire le competenze comportamentali. Perché? Perché oggi il mondo del lavoro è estremamente mutevole, variabile. Molti dei lavori che gli stessi ragazzi che abbiamo incontrato in impresa e in accademia sono chiamati a fare di qui a qualche anno, oggi non esistono ancora, quindi non possiamo neanche prepararci se non come persone, come esseri umani, lavorando appunto su queste competenze che sono quelle che poco fa abbiamo visto essere state vincenti per i ragazzi, le connessioni, la creatività, il pensiero, la motivazione. Quindi allenarsi sulle soft skills permette ai giovani oggi di avere quella marcia in più per poter entrare in un mondo del lavoro che è estremamente demanding, quindi che richiede tanto e quindi essere preparati oggi vuol dire farsi trovare pronti con le proprie caratteristiche personali. E qualora il candidato, lo studente, non abbia ancora l'allenamento giusto per farlo, perché magari nell'università siamo abituati o in generale nei percorsi di studi a focalizzarci più sul contenuto che non sulla parte comportamentale, ecco, questo è lo stimolo che ci sentiamo di lasciare e proprio provare a prevedere il futuro lavorandoci sulle proprie competenze comportamentali, le soft skills appunto. Quindi rimarcando quello che si sa fare, ma anche dando, perché no, un input su quelle che sono le proprie preferenze, gli hobby, le esperienze pregresse, e, insomma tanti tasselli che vanno a comporre il mosaico della figura di un candidato che speriamo possa inserirsi al meglio nel mondo del lavoro anche grazie a iniziative come Impresa in Accademia. Detto questo siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi non posso che ringraziare gli ospiti che ci hanno aiutato nel corso di questa nostra chiacchierata e quindi saluto il presidente della sezione Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara, Mirko Basilisco, grazie. Grazie. Buonasera. Ancora a lei.
Luciana Laverghetta in rappresentanza di Randstad. Grazie a voi. E in rappresentanza di Zaccagnini salutiamo Gianluca Zaccagnini. Grazie e buona serata. Per quanto concerne la parte tecnica, i ringraziamenti vanno alla regia di Danilo Cinquino e per le riprese a Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento lunedì prossimo alle 22:30.